Il primo capitolo dei nostri sentieri dell'arte a Stenico ci portano al Bosco Arte Stenico, un percorso dove diversi artisti internazionali hanno preparato le proprie installazioni. Un percorso dove la natura ospita l'arte. Seguitemi. Ciao Maurizio. Ciao, benvenuta. Grazie bene, mille, bene, insomma, mi fai conoscere tuo figlio a questo punto, perché tu sei il padre di questo meraviglioso bosco. Sì, sono il padre e logicamente un figlio, come sai, dà qualche problemino, ma dà tantissime soddisfazioni. Sei sicura, vero? Sei sicura, tutti i giorni, più volte al giorno, ci si dedica a fare qualcosa. Ad ogni modo, se non dedichi del tempo, non hai risultati, e se vuoi risultati, dedichi del tempo alle cose. I nostri visitatori lo chiamano un bosco magico. E noi ci teniamo veramente che sia un bosco magico e che non sia un bosco normale, però con il rispetto più del bosco che delle altre cose. Quindi qui si entra rispettando il bosco, proteggendo il bosco e logicamente rispettando anche le opere che ci sono nel bosco. Quindi vedremo 8 opere nel corso del percorso che sono state realizzate da piante colpite che dovevano morire, ma noi umani abbiamo messo una protezione perché logicamente per allungare, diciamo, la durata. Quindi sono piante un po' particolari e questo ci tengo veramente, perché questo, come dicevamo prima, è la sostenibilità vera. Hai visto, questa è un'opera un po' particolare, vedi bene, che è una molletta, sì. E ha attaccato un pezzo di spago, annodato. Non è spago ma è canapa. Ok. Questa corda. Quindi, la molletta serviva alle nostre nonne per appuntarsi, per ricordarsi le cose. E il nodo al fazzoletto veniva dai nostri. Mi è fatto venire in mente quello che faceva la mia nonna. E il nodo lo faceva il nonno al fazzoletto per ricordarsi le cose. Ah. Quindi, tema questo sarebbe ricordati. Però l'associazione Bosco Arte Stenico collabora anche con altre realtà locali. In particolare in questo momento ci troviamo sotto un'installazione di api, è un progetto che è stato avviato con la cooperativa Incontra di Tione, la Bottega dei Mestieri e il Centro Mete, dove i ragazzi, con l'aiuto del nostro presidente Maurizio, hanno realizzato quest'opera nel loro laboratorio, poi sono venute ad installarla, sarebbero appunto degli animali, e in più ci hanno fatto tutte queste graziosissime api. Quest'anno abbiamo realizzato 3 uscite proprio sul tema api. Ci sono eventi anche in collaborazione col Parco Naturale d'Amello Brenta, nello specifico Super Park, che è la loro rassegna, e quest'estate hanno previsto qui in zona il cinema solare, quindi una chicca, perché certo. In serata si proietteranno un cinema. Tutte le informazioni circa la percorribilità, le aperture del Bosco Arte Stenico lo trovate sul nostro sito www.boscoartestenico.eu, dove è possibile anche effettuare la prenotazione, che è obbligatoria sia per le visite guidate ma anche per quelle libere. Ai piedi del maestoso castello di Stenico troviamo il museo Par Ieri. In questa collezione troviamo esempi di vita familiare, di fatiche, di abnegazione della vita rurale di un tempo, un tuffo nel passato in quella che era la nostra vita tanti anni fa. Seguitemi. Abbiamo iniziato questo lavoro nel 2005 circa. Io pensavo di poter offrire ai ragazzi del paese un'attività interessante per loro. Poi è nata questa idea di raccogliere oggetti per far rivivere un po' la vita del Novecento qui da noi, quando il mondo era totalmente diverso da quello che c'è adesso, e di fare un lavoro di ricerca, di storia, tramite gli oggetti, tramite le testimonianze o le fotografie. Allora, le case a quel tempo, ma ancora dal tempo dei Romani, ancora prima,
il tetto di paglia era, come dire, funzionale per sé, era maestoso ed era altrettanto pericoloso, perché difatti qui abbiamo un esempio nel 14, quello che è stato un grande incendio. Un grande incendio, è partito praticamente tutto il paese. Più avanti qua abbiamo proprio un aratro che è stato trovato, l'abbiamo trovato ad Andonio, ed è interessante perché sembra una scultura, è stato fatto da un fabbro e poteva girarsi in modo che il versore poteva essere voltato dall'altra parte, in modo che si poteva arare sia in un verso che nell'altro. Questo era importante. Ed il rapporto con la bestia era proprio una cosa importantissima. Quando io ero piccolo, l'ultima cosa che si faceva durante la giornata era scendere nella stalla col lume e vedere se la vacca era al suo posto, se aveva bevuto il vitello, il maiale. Accudimento. Giulio, guarda qua, il tuo mestiere 100 anni fa, guarda che roba. Le donne a quel tempo, con questo sacco che si chiama bastina sulla testa e sulle spalle, portavano quella cesta che si chiama benola, va bene, per portare la grassa o la terra o quello che era. Le donne quindi trasportavano in campagna e dalla campagna tutto sulla schiena. Allora spingevano indietro questa cassa battente calcando uno dei due, qui si forma una bocca dentro la quale lanciavano la navetta carica con il filo della trama. La trama veniva ordinata bene all'interno tra i fili pari e dispari, soprattutto sull'orlo, qui sulla cimussa, e dopo veniva pressata con il pettine, che è questo fatto di legnetti di canna di bambù, contro la tela già fatta. Chiudiamo il nostro secondo capitolo al Museo Parieri vicino a San Giuseppe. Avete visto un fazzoletto di storia all'interno del comune di Stenico. Troviamo appunto vita rurale, usanze, insomma tutto ciò che 100 anni fa ha riguardato la nostra storia. Adesso proseguiamo i nostri sentieri andando a conoscere l'ultimo capitolo, il castello. Seguitemi. La prima menzione che abbiamo del castrum di Stenico è del 1163 e con castrum si vuole identificare quella fortezza che racchiude, diciamo, e protegge tutto un intero villaggio. Inespugnabile fortezza medievale, elegante dimora rinascimentale e caserma militare austro-ungarica durante la Grande Guerra, oggi questa struttura è uno dei complessi fortificati meglio conservati e più affascinanti dell'intero territorio trentino. Dal XIII secolo il castello di Stenico ha rappresentato l'emblema del potere vescovile di Trento in tutte le giudicarie. Ed eccoci all'interno della corte di Castelstenico, del castrum, quindi della fortezza che racchiudeva in sé tutto un intero villaggio. Pensate che questa è stata la dimora del principe vescovo Bernardo Clesio ed è ricoperta al suo interno di tele cinquecentesche e settecentesche. E ovviamente neanche qua mancherà la leggenda. Seguiteci che ve lo mostriamo. Il castello di Stenico è un punto molto importante, soprattutto per i turisti, perché infatti Carolina hai visto che è pieno di gente e comunque in ogni periodo dell'anno vengono organizzate feste e manifestazioni con musicisti e quant'altro, e è comunque sempre mantenuto e ristrutturato. Al momento infatti il castello di Stenico ospita una mostra molto, molto bella. Una delle sale dedicate appunto a Rembrandt. Quello che vediamo è uno spaccato della sua arte. Stiamo parlando di autoritratti, di ritratti e di diciamo studi di teste anche bibliche. Una meraviglia quello che vediamo, perché qua davvero Rembrandt mostra la sua arte. Le mostre temporanee o permanenti all'interno di questo maniero vengono davvero valorizzate. L'incontro tra arte e storia è all'ennesima potenza. Dal XIII secolo il castello di Stenico è l'emblema del potere del Principato su tutto il Trentino. In questo momento ci troviamo all'interno della sala che ospita le armi bianche e le armi da fuoco, una delle tante collezioni presenti all'interno di queste antiche mura. C'è una leggenda legata a Castelstenico, riguarda proprio la cosiddetta Torre della Fame.
che Bozzone fece erigere nel XII secolo. Era utilizzata come prigione. In realtà si narra che nella torre venissero rinchiusi e lasciati morire di fame i condannati, le cui urla raggiungevano la città. La leggenda vuole che i fantasmi dei condannati si aggirino da allora nelle notti di luna piena per il castello, accendendo lumi alle finestre. Siamo all'interno di un pertugio, un vero e proprio pertugio piccolissimo, scavato all'interno del castello. Si chiama la Torre della Fame o la Torre della Fune. Perché? Perché i prigionieri venivano calati all'interno di questa botola e lasciati morire di stenti. Quindi la Torre della Fune, perché venivano calati all'interno del loro buco di morte, e della Fame, perché venivano privati della sopravvivenza. Siamo arrivati alla fine dei nostri sentieri nel tuo meraviglioso comune, Francesca, e ovviamente dovrai rispondere alla domanda di rito che faccio a tutti a fine programma. Quanto è importante per te conoscere la storia? Credo che conoscere la storia sia molto importante, perché la storia determina un po' le nostre origini e quindi chi siamo, e solo capendo chi siamo possiamo capire qual è i nostri obiettivi e capire quali sono le nostre qualità, le nostre caratteristiche. Solo prendendone consapevolezza possiamo essere autocritici e quindi migliorarci. E anche oggi i nostri sentieri terminano così. Io vi aspetto al prossimo appuntamento con I sentieri dell'arte sono infiniti. Tu la conoscevi questa storia? Grazie e arrivederci.